Yeah. Jay Riggs. My DJ blow the speakers. My trays jam, jam. DJ turn it up, up. We gon' party nonstop. Got me feeling good, hot, hot. With the cherry on top. Can't control myself right now. I won't stop. Party people, put your hands up in the air. Yeah. Space jam, space jam, space jam, jam. Bentornati negli studi di Rete 8 per una nuova puntata di Provaci. Questa è la 16ª esattamente. Per quello che riguarda la fase semifinale, siamo alla 4ª puntata semifinale. Abbiamo già conosciuto nel percorso precedente 3 vincitori di questa seconda fase che andranno direttamente a giocare in finale. Stiamo conoscendo strada facendo anche i ripescati attraverso il tagliando che abbiamo avuto nei numeri di novembre, dicembre e gennaio del magazine La Dolce Vita, che ringraziamo per la collaborazione perché darà ancora spazio ai nostri concorrenti. Una di queste fanciulle ripescate ha già gareggiato, non ha vinto la sua nuova puntata, e un'altra sarà in gara questa sera. Al momento la rosa dei finalisti è così composta: Raffaele Rubino, cantautore, Donato Di Pasquale, cantante, Martina Carosi, cantante. Ovviamente, essendo arrivati alla fase più avanzata del gioco spettacolo, il gioco è più duro, nel senso che sono tutti particolarmente talentuosi e diventa più difficile il lavoro per i nostri giurati, che io ringrazio molto più intensamente rispetto al solito, perché so che vi aspetta una faticaccia. Pronto Fabrizio Fasciani? Prontissimo, buonasera a tutti. Cantattore, che vuol dire un po' cantante, un po' attore, già musicista ma anche insegnante. Sì. E stasera ci regalerai anche qualcosina di particolare. Un piccolo segreto. Lo riveliamo dopo? No, lo diciamo dopo. Va benissimo, tu sei prontissimo, anche perché nelle fasi semifinali sei sempre stato con noi, quindi sei una costante. C'è con noi il ritorno bello, biondo, dorato e solare di Manuela Iervese. Pianista, insegnante, attenta valutatrice. Sì. Pronta? Prontissima. Sei sempre onorata, divertita qui. Tanto, onorata di essere qui. Grazie per avermi invitato. E grazie a te. Siamo ansiosi di vedere questi talenti. Siamo molto molto curiosi. È una new entry nella nostra giuria, io lo ringrazio di vero cuore. Carlo Splendiani, un chitarrista di pregio, che ha un bel vissuto musicale. Poi magari ci racconterai anche qualcosa, perché so che conosci bene Fasciani. Sì, sì, sì. Un non riveliamo troppo. Non so se è una cosa buona o no. Lo vedi? No, è un amico alla fine. No, no, vabbè, no. Parliamo anche degli Assolo, parliamo di tante attività che state portando avanti, bei programmi musicali, tante attività. Tu hai girato l'Italia e il mondo come chitarrista. Sì, sì. Diciamo. Te la sei goduta anche la vita da chitarrista? È un bel po'. Ecco, il musicista felice, quando ci pensa si illumina. Sì, sì, sì. Io vi auguro di diventare felici come loro, perché anche se poi si sceglie un percorso tornando a casa o sembra una scelta che ci ridimensiona quando torniamo alle radici, succede a tanti di noi, in realtà si è felici, perché niente vieta che queste radici poi ci accompagnino in tanti posti ancora. Sono delle scelte di percorso e tutti i giurati hanno insegnato qualcosa ai nostri concorrenti. Questa è una cosa che ci piace molto in questa seconda fase. Grazie a voi per il vostro lavoro, lo sapete che funziona sempre con gli stessi criteri. Voti da 0 a 10, anche se finora sono stati buoni, lo 0 non l'hanno dato mai. Siamo partiti dal 5 in realtà, via per i più difficili. Valuterete naturalmente l'abilità tecnica, le doti naturali, l'originalità e la presenza scenica. Due esibizioni per ciascun concorrente, intervallate da un'intervista in questa fase semifinale. C'è anche la presenza di Daniele Valentini con le sue caricature, il nostro uomo DB, che realizzerà il ritratto in tempo reale. Poi raccontiamo perché sei mancato la volta. C'era la poltrona vuota, ci mancavi tanto. Però sappiamo che hai lavorato per noi, quindi poi ci racconterai tutto. E io, ringraziando il capitano in regia Andrea Di Fabio, con i Prodi Moschettieri, Diego Martelli, Antonio D'Ottavio, oltre alle assistenti Tamara e Jessica, saluto anche il duo D&D, che non è in gara, ma sono Domenico e Daniele, che si occupano della parte tecnica per il Consorzio Servizi per lo Spettacolo. Grazie ragazzi. Dicevo, io mi sposto quatta quatta dietro alla giuria, perché è pronto il primo duo in gara. È un duo al femminile, hanno un nome simpatico che è tutto un programma.
e hanno scelto le due comari, duo fisarmonicistico, prego. Due comari, cambiamo postazione, anche se so che voi preferite suonare piuttosto che parlare. Diana Baboro, buonasera a tutti, da San Giovanni Teatino. San Giovanni Teatino. E Sara D'Annibale, buonasera, da Ortona. Voi lavorate insieme come duo da poco tempo, vero? Sì, diciamo ufficialmente, tra virgolette, da quest'estate.
Quindi il tempo di mettervi insieme un po' di repertorio, avete fatto il provino con noi. Come mai? A chi è venuta in mente la scelta? Diciamo un po' tutte e due. Però prima ha indicato lei. No, cioè, allora noi siamo, diciamo, nate all'interno del folklore, diciamo, perché collaboriamo, diciamo, con diversi gruppi folcloristici. E da lì, diciamo, in occasione di una festa di paese abbiamo organizzato qualche brano da suonare insieme. E l'idea è piaciuta. È funzionato. A chi ci ha ascoltato, in primis a noi, e quindi abbiamo, diciamo, continuato con questa idea. Ovviamente siete impegnate su più fronti. Tra l'altro, sì. Sara tra qualche giorno discuterà la tesi di laurea, quindi è piuttosto impegnata, concentrata su più fronti. Ovviamente in bocca al lupo da tutti noi. Avete scelto in questo primo momento di eseguire a comparsita celeberrimo brano che hanno ballato praticamente in tutto il mondo, anche la regia lo canticchiava, e avete rivisitato le danze, una delle danze ungheresi di Brahms. Esatto. Quindi avete messo a confronto due repertori diversi. Sì. Possiamo anche far parlare Diana se vuole. Sì, allora, l'intenzione è proprio quella, cioè di presentare la fisarmonica come uno strumento non soltanto legato alla tradizione popolare, come spesso viene etichettato, ma proporre con questo strumento diverse tipologie di musica, quindi musica classica, certo, varietà e vari. Noi lo facciamo da pochissimo tempo, come ha detto prima Sara, perché è anche un po' difficile trovare lo spazio e il tempo compatibilmente con gli impegni di entrambi, certo, per vederci e mettere su questo repertorio. Però ci stiamo provando e sembra che l'idea sia piaciuta. Guarda, non dimentichiamoci che da un paio di decenni ormai anche in conservatorio c'è la cattedra di fisarmonica classica, quindi esiste con un repertorio originale, non è in tutte le sedi ovviamente, però c'è. C'è anche molta applicazione nel jazz oltre che nel folklore, quindi è uno strumento d'utile. Avete portato anche due strumenti differenti, tra l'altro. Sì, sono entrambe fisarmoniche, la mia è quella a tastiera, quindi con i tasti tipo classici, bianchi e neri. E invece la sua è quella cromatica con i bottoni. Che si chiama cromatica, lo dicevo per una persona che me lo chiedeva specificamente. Voi avete anche degli obiettivi come duo, sicuramente, oltre al divertimento e al piacere di fare musica insieme. Vi siete strutturate un percorso di lavoro? Diciamo che il duo è nato inaspettatamente e inaspettatamente ci ha regalato tante bellissime soddisfazioni e soprattutto emozioni, che veramente sono arrivate occasioni anche un po' al di sopra delle nostre aspettative. E quindi già questo è stato un primo grande successo che non ci aspettavamo. Quindi sicuramente in futuro porteremo avanti questa iniziativa, sperando che possa anche migliorare e crescere. Io ti ringrazio intanto perché l'ho fatta parlare al di là di quelli che sono i limiti che pensavo, che lei è timidissima. Sara mi può raccontare cosa avete scelto come secondo momento, che è un qualcosa che io ho già ascoltato, sì, ma non tutti a casa. E abbiamo pensato comunque di riproporre i due brani che ci hanno fatto arrivare fin qui, perché è un modo nostro anche per ringraziare la vostra accoglienza. Anche un po' scaramantico. Anche, sì. Quindi ricordiamo quali saranno. Ricordiamo che sono anche i due brani che, diciamo, hanno fatto da lancio, il trampolino di lancio, diciamo, al nostro duo, che sono Libertango e il Tico Tico. Quindi Astor Piazzolla per cominciare, e poi ci divertiremo tutti col Tico Tico. Voglio vedere alla regia come lo canterà. Io mi riprendo questo microfono e vi lascio riposizionarvi. Di nuovo, ragazze, le due comari, duo fisarmonicistico. Thank you.
Le due comari, vi liberiamo ragazze velocemente dai vostri fardelli che vi tenete abbracciati come fossero degli adorati amici del cuore, in realtà lo sono i vostri strumenti così, e dobbiamo posizionarci come abbiamo già fatto davanti alla giuria, mentre Fasciani ricompone la sua lavagnetta e intanto fa promozione con questo hashtag hai visto mai, che tra poco scopriremo cosa vuol dire, sì. Non hai visto mai Fasciani, lui l'abbiamo già visto. Anche perché voglio dire, non è che... Come sei narciso! No, non è narciso, è che son botto di roba, cioè è proprio tanto tutto. Io ti volevo fare un complimento, tu grazie, ti esageri. Grazie. Vabbè, allora, hai votato? Sì, ho le votato. Le ragazze sono pronte. Eccola qua. Urca! Hai votato? Ho abilità votato. Tecnica 10, doti naturali 10, presenza scenica 10, originalità 10. Mi sa che ti becchi il bacio no, in fronte da loro. Allora, eh? Giustamente la domanda nasce spontanea, presenza scenica perché? Loro giustamente suonano uno strumento abbastanza statico, nel senso che non la presenza scenica di solito si valuta per movimenti scenici e quant'altro. Però perché rovinare la media per un obbligo tecnico di rimanere seduti? Quindi... Guarda, nel settore delle competizioni mondiali loro lo sanno bene, c'è anche una serie di campionati mondiali per la fisarmonica con diverse federazioni, c'è anche la sezione variety. E quelli che sono nel variety suonano in qualsiasi modo coloratissimi. In Italia sono ancora poco conosciuti, ma fanno della roba pazzesca. No, ma anche loro sono posate. Anche per Bersaglieri, ora. Che comunque... dobbiamo evolvere. Piano piano. Anche Bersaglieri, che comunque sono uno strumento a fiato correndo, quindi esatto. Vuol dire ogni. Però qui per esigenze tecniche, televisive e quant'altro. Certamente. Ma ti è piaciuto quindi... molto, devo dire. Sì, perché io con la fisarmonica e la batteria, come ti dicevo anche prima. Hai sogni realizzati. Sì, no, io ho fatto pianoforte, organo, ma. No, organo quello a canne, cioè organo e composizione organistica, diciamolo. Sì, ma non tanto per le canne, quanto i pedali, che ne sono tantissimi e solo due piedi avevo. Lo so. Io inizialmente ho detto mi stendo per terra e li prendo tutti. No, è una delle catene più complesse. Mamma mia, è bellissimo. Mamma mia, comunque bravissime, complimenti. Grazie, grazie. Fa piacere che tu abbia apprezzato con tanto entusiasmo, loro sono... Morigerate anche nel parlare, ma sono felici, brillano gli occhi. E ma la nostra bella Manuela Iervese, okay. Vediamo la tua. Abilità tecnica 9, doti naturali 9, presenza scenica 8, originalità 8. Sì. Beh, tu che sei abbastanza severina come insegnante, devo dire ti sei... No, loro sono molto brave. Poi già il fatto di aver costituito un duo fisarmonicistico è già una bellissima idea, perché sinceramente nella mia... vita musicale, esperienza, non ne ho incontrati molti. Ho incontrato fisarmonicisti solisti, ho incontrato altri organici, altre formazioni comprensive di fisarmonica, ma un duo fisarmonicistico quasi mai, raramente. Quindi è già molto originale l'idea. Un po' meno originale la scelta dei pezzi, che sono pezzi strasentiti, ascoltati tutti i giorni, insomma sentiamo i Libertango. Vabbè, però Libertango l'hanno scelto anche perché gli ha portato fortuna come duo. No, tra l'altro il titolo fu scelto in Italia, questo è un aneddoto che si conosce. Quando vennero a registrarlo, Piazzolla ebbe anche un batterista italiano famosissimo, tra le altre cose, e il titolo venne fuori così, dalla parola libertà e tango. Bella. Tango moderno, che era contestatissimo, quindi gli scandali dell'epoca. Modalità musicali, arg! E poi, come hai detto tu, volevo ricordare che la fisarmonica ha ottenuto la sua dignità soltanto negli ultimi anni. Dignità di strumento solista è molto difficile come strumento, alla pari del pianoforte, del violino, del flauto, non è più semplice, poiché prima era considerato forse uno strumento solo popolare o folcloristico, era considerato forse meno importante degli altri, però come dicevi tu prima, e adesso è anche in conservatorio, quindi è possibile diplomarsi in fisarmonica, prima questo non esisteva. E poi, come sanno benissimo le ragazze, sulla fisarmonica è possibile seguire di tutto, da Bach fino al repertorio moderno e contemporaneo e folcloristico. Anche jazz? Jazz, tutto, qualsiasi Infatti, cosa. Cioè, il nostro intento è proprio quello di far vedere la fisarmonica nella sua in tutte le sue sfaccettature, d'utilità, versatilità. Io ho notato una buonissima sincronia, un bellissimo affiatamento, grandi potenzialità, quindi continuate così. Grazie. Bene, bene. Vediamo la pagella di Carlo Splendiani. Oddio. Ah, però, abilità tecnica 9, doti naturali 8, presenza scenica 9, originalità 9. Sì. Diciamo che doti naturali l'ho usato come voto per fare la media, perché doti naturali adesso, quello che ho potuto vedere è che sono due ragazze molto semplici, quindi con le idee chiare, e mi è piaciuto.
Per me un 8 è già un buon voto. Ah, lo è, assolutamente esatto. Lo è. Grazie per quanto riguarda... Sei divertito, visto, mentre l'ascoltavi. Sì, 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 io sono amante della musica, da musicista. L'abilità tecnica c'è. Il mio vizio è che porto il tempo, conto. E loro sono andate molto, molto a tempo ed è difficile fare un duetto senza magari un batterista che ti porta il tempo, un percussionista. Loro sono andate da sole e andavano molto bene. Avevano una bella... Hanno il beat inside. Sì, sì. Avevano una bella sincronia, mi sono piaciute. Tecnicamente ci stanno, perché poi non hanno ciccato una nota, tutto perfetto. Complimentoni, ragazze. La presenza scenica io l'ho dato un 9, perché comunque loro ho visto che si sono date un'idea di look da mantenere e ce l'hanno, sì, sono riconoscibilissimi. Quindi, vabbè, anche se, come giustamente diceva Fabrizio, non c'era un balletto, non c'era movimento. Che presenza scenica, cioè oltre quello non possono fare, sono sedute con uno strumento che pesa. Il carisma passa anche attraverso altri canali comunicativi. Le ho viste bene. E l'originalità, mi è piaciuto il duo di fisarmoniche. Bello, 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 bello. È una cosa che si sente poco in giro ed è da premiare, bello. Grazie anche a Carlo Splendiani. Voglio vedere cosa ha realizzato Daniele Valentini mentre voi suonavate. In realtà vi osservate anche durante le prove. E vi regalerà questa caricatura, fermo così Daniele. Ecco, le due comari, belle lanciate con le gambe stirate. Vi riconoscete, ragazze? Sì. Vi piacete? Questo rimane a voi. Bravissimo. Come ricordo di Provaci. Intanto grazie per la vostra partecipazione. Grazie e potete tornare a posto, noi continuiamo con la nostra semifinale. Grazie. Grazie di cuore. Seconda esibizione semifinale di questa sera, una concorrente giovanissima, in assoluto la più giovane di questa sera, la vedrete, ed è una danzatrice, pronta, già bella scaldata, Giulia Cicconi. Alone in the lamplight.
Giulia Cicconetti, aspettami lì un momento per la nostra chiacchierata. Mentre la giuria comincia a elaborare, io consiglio sempre ai nostri giurati di non provare a fare quello che fanno alcuni concorrenti, mi prendo anche il microfono, quello giallo, senza riscaldamento adeguato o un opportuno insegnante che ti segua. Mi serve il microfono, ragazzi? Grazie. Così possiamo dare voce anche alla nostra danzatrice. Mettiamoci comode, cara, a me non capita mai di avere uno sgabello. Ah, apprezzo particolarmente questo momento. Questo è tutto tuo. Giulia Cicconetti, 13 anni, quasi 14. Sì. Diciamolo bene al microfono. Sì. Da dove vieni, Giulia? Da Torricella Sicura. Torricella Sicura, in provincia di Teramo. Sì. Danza grande amore. Sì. Da quanto tempo? Da 6 anni. Ah, quindi hai cominciato che eri piccina? Sì, avevo 8 anni. Qualcuno a casa era già appassionato di danza o è stato un flash tuo? No, mia sorella l'ha praticata quando era più piccola, però niente, poi ha smesso. E tu invece? Invece ho cominciato. Cosa ami della danza? Perché quando danzi hai il volto felice. Tutto. Anche la fatica? Sì, soprattutto. Perché loro sembrano delle farfalle, leggiadre. Sì. In realtà c'è un lavoro muscolare pazzesco. Quante ore di allenamento ci sono a settimana? Perché non è soltanto la coreografia, la grazia, la leggerezza. Sulle 4 alle 5 ore. Ah, però vanno ad aumentare nel tempo. Sì. Tuo obiettivo? Un'accademia? Sì, un'accademia. Un Royal Ballet? Accademia. Italia? Sì. Ti piace tanto? Magari, che ne so, ballare con Roberto Bolle, la buttina. Magari. Piacerebbe. Balletto che ami particolarmente? Lago dei Cigni. Una romantica, grande romantica. Questo brano è uno degli estratti da uno dei musical più famosi e più replicati. Dal musical Cats. Cats, infatti. E lo hai scelto per quale motivo? Mi affascinava. La tua insegnante è stata d'accordo? Sì, lei l'ho scelto in realtà, però a me è piaciuto molto. Quindi. Amore immediato. Sì. Salutiamo ciao Lorella, che è abbastanza vicina a voi allievi. Molto. Ma chi è più ansioso quando preparate qualcosa per un concorso, per una gara? Voi allievi o l'insegnante? Penso entrambi, però gli allievi insomma molto. Tu cosa vorresti dire a eventuali tuoi compagni di passione nella danza che stanno pensando di lasciar stare, oppure forse è troppo faticoso, forse è difficile, ma varrà la pena? Sì. Non lo so, Gianni. Tu non molleresti mai? No. Assolutamente. E dillo anche a loro. Non mollate. A 13 anni, io mi ricordo come ero io a 13 anni, ragazzi, non mi cavavi una parola nemmeno col coltellino per le ostriche. Cioè. Quindi lei ormai è già. E come secondo brano invece, cosa hai preparato? È un pezzo intitolato Dea Greca, e l'ho portato anche al provino e quindi mi ha fatto arrivare fin qui. Anche tu con talismano. Sei pronta? Sì. Ci trasformiamo velocemente, ve lo dico, perché i danzatori hanno anche un look da rispettare, bisogna trasformarsi. Sei pronta, cara? Sì. Dea Greca, arriviamo subito.
respira. Ora, io ho già detto a Fasciani di non farlo la mattina appena sveglio. No, perché abbiamo visto, tu hai nominato prima Roberto Bolle, io sarei Fabrizio Bollito, nel senso che cioè non ci riuscirei proprio a fare, cioè rimarrei proprio lì. Ma non hai cominciato da bambino come lei? E manco come Roberto. Invece qua ti devo contraddire, perché mia madre, che saluto anche questa sera, ha pensato bene di... No, non sto scherzando, veramente. Ci sono prove video, purtroppo. La mamma è una grande. Io a 6 anni avevo il calzamaglia così. Poi, ringraziando... Ma che è successo? Era fantastico. Non mi entrava più la calzamaglia. Cioè, no, qualcuno sa qui dentro lo studio dei miei passati, qualcuno sa. Poi però, chiederò. No, no, per fortuna dietro le telecamere. Benissimo, andiamo... Vediamo la pagella, dai, la, okay. Siamo in tempi di voti, ok. Ah, qui andiamo alla grande stasera. Abilità tecnica 10, doti naturali 10, presenza scenica 8, originalità 10. Grazie. Partiamo dal basso, originalità, perché secondo me ha scelto, anche penso tramite la sua insegnante, dei pezzi giusti per quanto riguarda lei, perché comunque la danza, quando si va a valutare la danza, si vede soprattutto la leggerezza, come gestire lo spazio e altro. La presenza scenica, perché io avrei un pochettino più curato, diciamo così, l'espressività del viso, perché la ballerina è completa, dalla testa ai piedi, quindi togliendo l'abilità tecnica e i doti naturali che vanno a pari passo secondo me, ma è dovuto alla giovane età. Tu quanti anni hai, mi hai detto? 13. Quindi, voglio dire, cioè già fatto... Mi piace anche l'agitazione della semifinale. No, ma infatti, però noi siamo qui chiamati a giudicare, quindi sì, di conseguenza... Infatti, bisogna valutare questa per forza. Però è stata veramente bravissima, ha saputo gestire uno spazio così, che non è facile. No, infatti, questo è uno spazio contenuto per un danzatore, un po' una gabbia. E poi non per farmelo buono, però vorrei fare un applauso al regista che ha fatto degli stacchi video che ho visto veramente... Bravo Andrea! Bravo, bravissimo. Anche gli operatori che riescono a fare acrobazie, e non da poco. Diego Martelli, Antonio D'Ottavio, grazie di cuore anche a voi. Perché è un lavoro di squadra quello che viene fuori. Dai, no, una buonissima squadra, no, veramente, veramente complimenti. Perché... Bene, bene, bene. Brava. Vediamo Manuela Iervese. Abilità tecnica 9, doti naturali 10, presenza scenica 10, originalità 9. Grazie. Lei l'avevo già notata nella puntata in cui non ha vinto. Mi era piaciuta tantissimo. Ti ho e visto tu non da eri casa, con un non ero in vista giuria, casa, non ero in giuria, okay. Ti ho visto da casa, ho detto quella ragazza deve essere assolutamente ripescata. Almeno, sono felice di averti rivisto questa sera, sei bravissima, carinissima, è un viso bello, un sorriso bellissimo, per cui potenzialità indubbie, per cui per me meriti, farei tanta strada, sicuramente. Bene, prego. Bene, bene, sono molto contenta di vedervi così felici voi stessi, perché giudicare non è mai facile. Il nostro Carlo Splendiani, faccio fatica a immaginare in calzamaglia da ballerino, però no, è attentissimo. Però, balla meglio un faggio che non io. No. Serio? No, però è un bel fisico da ballerino. Guarda, lui ha osservato tanti dettagli, perché a quanto pare il suo mestiere lo ha portato a conoscere anche tanti personaggi danzanti nello spettacolo. Sì. E i parametri, i confronti... musicisti che stanno ad aspettare sono feroci, quindi sono severi, mi sbaglio? Ma vediamo che cosa ci esce. Con lei sei stato wow. Tac. Abilità tecnica 10, doti naturali 10, presenza scenica 9, originalità 8. Ti è piaciuta? Allora, sì, molto, molto. Allora, soprattutto doti naturali 10, ma avrei messo anche 15, perché da una bambina di 13 anni, scusami, ti tiro della bambina, ma sei piccolina proprio, fai già delle cose, secondo me, parecchio avanti, quindi avrai molto da dimostrare a tutti quanti, secondo me. Ha un bel controllo di questa che è una passione per lei, ma dici bene, lo vive con leggerezza. Non vi salzare la gamba qui, prima ho provato un senso di invidia, perché lo vorrei fare anch'io, ma non ci riesco. Prova. No, guarda, prova. Se lo faccio mi raccogliete al colpo. Guarda, io propongo una sessione staccata, post-gara, in cui i nostri concorrenti insegneranno ai giurati quello che loro non sanno. Un passo a due io e Carlo, ragazzi, voglio dire. No, ragazzi, ve lo risparmiamo. Ve lo risparmiamo volentieri, giusto Fabrizio? Lo mettiamo su. Ma stai scherzando. Grazie di cuore anche a te, Carlo, e anche per la passione che ci metti. Bello, lo vedo da qui, il viso che ha disegnato, pur essendo una caricatura, il nostro Daniele Valentini, DB. Sei sottile come un giunco, ma gli occhi e il sorriso sei proprio tu. Ti riconosci? Sì. Ti piaci? Benissimo. È un altro dei ricordi di Provaci. Grazie a te, cara la mia Giulia. Grazie. Torna pure al posto.
Noi ci prendiamo un minutino, forse due, di pausa. Torniamo subito, state là. Eccoci qui, siamo stati veloci come promesso, abbiamo preparato tutto quello che serve per voi e soprattutto per il prossimo concorrente. Andiamo a parlare di cucina e di magia, Lui in realtà è arrivato ai provini, anche alle eliminatorie, come duo. Ora una parte del duo si è, come dire, riposata, ma lui rimane comunque Magic and Kitchen. Prego Dario. Grazie. Buonasera a tutti, signore e signori. Io questa sera, visto che sono rimasto solo, ho portato un amichetto con me, ve lo mostro. Non è che cambia molto rispetto all'altro, però praticamente l'altro era un pochettino diverso, nel senso che era sempre benefreghista e non parlava mai. E a questo punto io l'avevo promesso a Stefano che gli avrei fatta pagare, e quindi sei pronto? Io devo fare lo spettacolo e quindi devo cucinare. Grazie. Puoi andare a posto, buonanotte, ci vediamo domani. Ecco qua. Allora, oggi ho preparato una ricetta speciale, sempre mantenendo la tradizione abruzzese, preparerò un tiramisù. In che modo? Utilizzando degli ingredienti che ho preparato oggi. Una crema alla nocciola, una crema al mascarpone, crema pasticcera e panna per guarnire il tutto. E dopodiché ho preparato una meringa di nocciole e caramello. Vi mostro tutti quanti gli ingredienti, eccoli qua, e andrò a comporre il piatto. Metterò un pochettino di crema pasticcera nel fondo, in questo modo, e andrò ad applicare sopra il pan di Spagna imbevuto di caffè. Dopodiché andrò ad aggiungere la crema alla nocciola, creando una sorta di knell, come si dice in Trentino. Ecco qua. Aggiungerò un altro pezzettino di pan di Spagna e andrò ad aggiungere la crema al mascarpone. Ecco qua. Andiamo a mettere sopra l'ultimo strato di pan di Spagna. Prenderò un pochettino di panna da cucina e andrò a ultimare il piatto con un pochettino di panna. Ed infine andrò a mettere una piccola sfolverata di cacao e la nostra granella di nocciole saltate con del caramello. E il piatto è pronto. Eccolo qua. E adesso passiamo alla magia, ma prima della magia ho bisogno di, vediamo un pochettino, pubblicità. Se siete stufi dei classici trita verdure, ecco a voi il nostro Nicer, Blizer, Dicer, Mises, Fryers, Miser, Fider. Non so come funziona. E i primi 5 che lo acquisteranno riceveranno in omaggio, ecco a voi il mattarello della nonna. Quello che mi ci menava quando ero piccolo, me lo tirava in testa e dopodiché ho deciso di fare il mago. Oppure c'è un semplice, vedete, uno spremiagrumi, signori, uno spremiagrumi per le prime 5 telefonate. E voilà, tutti quanti mi dicono sempre, ma qual è il segreto della magia? Il segreto della magia è avere 5 dita da una parte e 6 dall'altra. Scherzavo. Ma andiamo adesso all'esperimento della serata, signori. Un esperimento di mentalismo basato sul pensiero, la lettura del pensiero, signori. Ecco qui dei semplici oggetti. Un bicchiere con un limone, un coltello e un mazzo di carte. Vediamo un pochettino, avrei bisogno della collaborazione di una persona. Il signore è lì in fondo. Lei, posso avere il suo nome? Gianni. Bella memoria. Gianni, ti puoi accomodare qui vicino al Magorio e faremo questo piccolo esperimento. Piacere. Allora, portate con me un mazzo di carte da gioco. Sono 52 carte completamente diverse tra loro. Prego.
che andrò a mescolare nella maniera più omogenea. Adesso io taglio il mazzo e quando vuole mi dice stop. Ok, prenda la carta, la mostri al pubblico e alla telecamera. Ok, anche al pubblico e ai nostri giurati, è importante. Ok, adesso la metto nel mazzo al mio 3. Vada, mette la carta. Già messa? Ok, l'esperimento è ancora più difficile. Quindi, adesso io cercherò di ritrovare la sua carta nella maniera più semplice o difficile, decida lei. Semplice. Allora, conterò 3 carte. 1, 2 e 3. Alla quarta carta, qui, si trova la sua carta. È questa la carta, signori. Eh? No, no. Perché all'interno di questo bicchiere c'è un limone, signori. Controlla che il limone sia normalissimo, che non ci siano doppi fondi, botole, eccetera. Ok, io andrò a tagliare il limone. E all'interno si troverà la carta scelta. Voilà. No, c'è un problema. A volte l'emozione gioca brutti scherzi. Io vi devo dire la verità. In realtà la mia grande passione, oltre alla magia e alla cucina, è anche, sapete qual è? I supereroi. Perché io ho anche altri poteri. Ve li mostro subito, signori. Madame, Messier, era questa la carta scelta? E voilà! Ladies and gentlemen, esperimento riuscito! Grazie mille! E giustamente con un mago in studio siamo già seduti. Certo! Magia, il regista è altro che magico. Dunque, tu ti diverti a giocare da mago da quando io ti ho conosciuto, lui è un riprovaci. E ai tempi di Abatantuono si diceva sommacco, come sta recitando anche il regista che ci vuole far sorridere continuamente. Lui però quando ha gareggiato nella primissima edizione di Provaci era giovane, adesso è giovane, allora era molto giovane, senza barba, con la cintura LED che molti ricordano, che faceva scorrere il suo nome tipo Las Vegas, ed era non agitato, molto di più. Molto di più. Poi hai continuato con la magia, sì, ma poi, non solo. Diciamo, faccio il mago da 8 anni, poi ho sempre il mio lavoro che è il cuoco, e quindi è una bella esperienza perché riesco a condividere entrambi le passioni. E niente, poi io ho cominciato a fare il mago dal momento in cui vidi quel film stupendo che si chiama Harry Potter. Ah, ti ha contagiato il maghetto con gli occhiali. E mi ricordo quando sentivo quella voce stupenda di quello strano vecchietto con quella barba lunghissima, infatti spero di diventare come lui. Mago silente? Esatto, quando lui a un certo punto sentì la sua voce. Harry, accadono cose brutte ad Hogwarts. I dissennatori stanno arrivando. È giunto il momento di chiamare l'esercito e mi raccomando ai babbani, non rivelate i trucchi perché è una cosa importante. Harry! Quando sentì quella voce... Non puoi che fare il mago. Ti innamorai di lui. Vuoi iscriverti ad Hogsworth subito? Esatto. Beh, poi niente. Tu vorresti essere un po' babbano. Esatto. Babbano. Io sono metà metà. Sono un mago babbano. Cioè. No, perché lì ci sono i maghi. Non posso e rivelare. I babbani sono i semi-umani, praticamente, o i totalmente umani. Quindi vuoi avere i poteri da mago restando umano, perché ti piace la cucina per mangiare. Mi piace la cucina, mi piace la magia, però purtroppo di questi tempi non si può fare entrambi. Cioè, però io dico sempre avuto... che nella vita bisogna fare una cosa sola. Il mio sogno è poter unire le due cose. Infatti ci hai provato. E ci ho provato. Al primo giro è piaciuta la tua idea, la vostra idea, perché c'era anche Stefano che tu hai riportato in versione piumosa. Ma è stato anche un po' un azzardo perché in Italia non so quanti l'abbiano tentato finora. Guarda, io ho scelto questa idea, sai perché? Perché io guardando molta TV e guardando questi programmi sulla cucina vedo dei validi cuochi, però per quanto riguarda non mi trasmettono mai niente. La comunicazione. Sono magari bravi nel preparare i piatti, eccetera, però
faccio, non mi diverto. Invece magari preparare un piatto, metterci un qualcosa di particolare, magari cantare, metterci un gioco di prestigio. Esatto, bisogna sempre saper cantare, metterci qualcosa di particolare in modo tale che la gente si diverte. Perché al giorno d'oggi se togli il divertimento è la fine. Tu vorresti poter portare magari in tour nei ristoranti il tuo lavoro di cuoco, sì, magari, insieme alla magia? Magari un'idea, magari il ristoratore che comunque prepara le sue pietanze squisite, se vuole valorizzare, perché il cliente arriva e si vede il piatto lì davanti, però non sa cosa c'è dietro, tutto il lavoro che c'è dietro per realizzare questo piatto straordinario, questi sapori che vengono mescolati e si creano queste cose, questi piatti unici. E quindi magari potrebbe avere l'idea di contattarmi, io valorizzo il suo piatto e nello stesso tempo ci metto un pochettino di simpatia. Sta facendo anche operazione di marketing, che fa parte poi degli studi di Un Bravo Cuoco, giusto? Sì, sì. Nella seconda parte, perché vi abbiamo messo in difficoltà in queste semifinali, nel senso che dovete fare una doppia situazione e poi anche parlare come stiamo facendo ora. Hai preparato qualcosa di sorprendente, di classico, sì, di ardito? Adesso ho preparato qualcosa che ha a che fare sempre con il mistero. Poi ci ho messo, diciamo, il finale, che è un qualcosa di poetico, perché il sogno di tutti i maghi è far volare un oggetto. Infatti la prima cosa che ho pensato quando ho cominciato a fare il mago, un giorno voglio far volare un oggetto e magari trasmettere attraverso la musica, perché la musica fa anche il 50% durante uno spettacolo, attraverso l'abilità, riuscire a creare qualcosa di straordinario e magari far emozionare il pubblico per quei 5 minuti, perché il tempo non è importante. E quindi vediamo cosa succede. Sei pronto? Sì. Dario Miccoli, Magic and Kitchen. Eccoci qua. Per il prossimo esperimento entriamo negli angoli più oscuri del mentalismo. Ho bisogno di una collaborazione di una persona. Vediamo un pochettino. Lei. Posso sapere il suo nome? Sara, accomodati qui vicino al Mago Rio. E facciamo un grandissimo applauso a Sara. Sara, all'interno di questa busta c'è una previsione, ok? All'interno di questo sacchetto ci sono dei biglietti. Guarda, prendine un paio, 3, 4, quando vuoi tu. E andiamo ad esaminare questi biglietti. Sopra ci sono delle figure. Come potete vedere c'è un trapano. Quindi oggetti da lavoro. Poi abbiamo un seghetto alternativo e dei dischetti per la mola, quindi tutti attrezzi da lavoro. Guarda, prendi i biglietti, buttali all'interno, mescola con la mano, ok, tira fuori la mano, soffia all'interno e adesso, senza farti influenzare da me, prendi la mano e metti all'interno, ok, bravissima, prendi quel biglietto, brava, vuoi cambiare? Ti prego, va bene, dai, va bene così, va bene così. Vediamo un pochettino. È stato selezionato, signori, un oggetto che si trova all'interno di questo piccolo sacchetto, però vi ricordo che l'oggetto scelto deve essere a grandezza naturale. Una pala. Scusate, signori, ma a volte... avevo detto, scegli quell'altro. Vabbè, dai, tranquilli, tranquilli. Reggi. Sapete, noi maghi abbiamo la nostra polizza assicurativa, cioè in caso di emergenza basta scrocchiare le dita 3 volte, muovere la mano in questo modo, soffiare all'interno, parola magica tutti quanti insieme, bibidi, bobidi, buu, vai, tutti quanti insieme, no, no, troppo, troppo difficile, la parola magica è questa qui, mamma mia, 1, 2, 3, vediamo cosa succede, facciamo tutti quanti così, guarda, oh! Ladies and gentlemen, esperimento riuscito, io ti faccio un grandissimo applauso, grazie mille, il biglietto lo mettiamo qui, regia, sposterò la mia attrezzatura, eccoci qua, e adesso vorrei dedicare questo numero a tutti i concorrenti di Provaci e alla nostra conduttrice. E buona visione.
Lascia, lascia, lascia. Grazie. Grazie a Dario Miccoli, anche alla nostra Giulia che si è prestata a fare da assistente, vestita anche ad hoc, devo dire. Anche il papà di Giulia è stato messo a giocare, anche la nostra Sara. Vieni, vieni Dario, che ora giochiamo noi. Eccolo. Fasciani ha i tempi. Che dice lui, c'è il suo stomaco a quest'ora. È no, un po' tardi. Vabbè, poi me la paga perché il tiramisù è andato in regia, non è arrivato in giuria. Non è colpa nostra, qualcuno l'ha portato. Lo so chi l'ha portato. No, volevo fare un piccolo preambolo. Io sono sempre quello che va cercando, sai, nei maghi, capire il trucco. Sì. Nella 16 anni che faccio spettacoli, ho presentato maghi, quello che sia, non ho capito, cioè non sono riuscito a trovare un trucco. Quindi per me questo... è il voto in assoluto. Però perché oltre a essere un bravissimo intrattenitore, perché comunque è riuscito a tenere la scena, che non è facile, e è riuscito a, anche dei giochi che tavolo che vola, che cercavo di capire dove volava, cioè anche le cose più banali per lui del suo mestiere penso siano giochi semplici, è riuscito a farlo con una magia nella magia, cioè far rimanere noi, penso sia l'anime questa cosa, a bocca aperta, sai, i bambini che guardano gli spettacoli, veramente veramente bravo. Però il tiramisù c'è dato, quindi mi informano dalla regia che una parte della porzione arrivata negli studi dall'altra parte è ancora integra. Sì, le nocelle dentro, cioè no, sono te lo rifà l'impronta, vedrai, un mago, è mago. No, veramente veramente bravissimo. Veramente bravo. Grazie a te Fabrizio e grazie anche per il divertimento che hai espresso, si vedeva che eri incantato. Ragazzi, ero rapito, te lo giuro, stavo là a cercare di capire dove, niente. Bravo. C'hai capito niente? No, c'ho capito. Non è strano per me. Manuela Iervese, 9999, faccio prima, abilità tecnica, doti naturali, presenza scenica, originalità. Ti è piaciuto? Bravissimo, sì. Grazie. Sì, molto bravo. Poi molto scenico. Poi ha una faccia che buca il video, un sorriso smagliante. Sì. E poi, come diceva lui, noi stiamo ad un metro e non abbiamo capito un trucco. Quindi... Ecco, io devo dire, a onor del vero, che molti dei maghi che hanno gareggiato con una tradizione ci chiedevano di non dare le spalle a giuria o pubblico per timore di svelare dei trucchettini, dei segreti. Lui no, anche un altro successo anni fa non ci chiese nulla, infatti proprio davanti alla faccia stupida dei giurati faceva di tutto e tutti cercavano di guardare dentro, sotto, niente. Grazie Emanuela, il nostro Carlo Splendiani. E voilà. Ah, fa le magie anche lui. Ha mixato 10, 9, 9, 10. Abilità tecnica 10, doti naturali 9, presenza scenica 9, originalità 10. Ok. Scusate, ma siamo ammalati. Un po' influenzato. Sul primo, abilità tecnica, nulla da dire. A parte che mi ha incantato il tavolino che volava. Non so se non ho capito solo io il trucco, ma non l'ho proprio capito. Stavo dietro. E... Non ho visto nulla. Non lo so, me lo frego quella fine serata. Per cosa me lo metti in camera? Così ma se poi ti faccio lezioni di magia in privato, guarda. Non riveliamo troppo. No, bravo, serio. Seriamente, anche il trucco della carta io non l'ho percepito, non ho proprio visto. Sei molto bravo. E la presenza scenica ce l'hai. Come ha detto lei, sono d'accordo, hai una faccia che buca il video. E l'originalità 10. Io l'unica cosa che ti posso un po' fare un piccolo appunto. Pensavo che facessi una magia pure col tiramisù, ho detto, ma questo tipo Gesù ce lo moltiplica, ce lo da tutti quanti. Casomai per tre. Ci sto lavorando, guarda. Ci sto lavorando. Mi è piaciuta l'idea, anche perché poi con cucchiaini ha fatto quella pallina di crema, poi l'ha posizionata e poi pluff. Non continuare, cioè, perché l'ora è quella. Io fomento. No, ma guarda. Grazie a Carlo Splendiani, grazie a tutti voi. E voglio dire grazie anche a Daniele Valentini, lo trovate sul sito dv.it.
Che questo sei tu, in versione cresciuta. La tua precedente caricatura, quella della primissima edizione, eri veramente un bimbo. C'erano colombi che scappavano fuori dall'età, c'era di tutto. Ma qui guarda l'intuito di Daniele Valentini. Ha pensato che tu volessi far volare qualcosa, aveva fatto volare il tiramisù prima che tu lo facessi. È mago anche lui. Hai visto che roba? Ti riconosci? Grande artista, sì sì, come no. Questo è un regalo che vi facciamo volentieri grazie al talento di Daniele. Daniele, tu concordi con i voti che hai sentito finora dati dai giurati ai nostri concorrenti? Sì, stasera? Soltanto che volevo sapere poi il trucco della pala, perché può essere comodo in casa inserire cose. Vedi, la oggetti grandi. Vero, quello ci serve, serve a tutti, anche in macchina, da mettere, noi donne nella borsa, hai visto mai, serve sempre, vero Manuela? Sì. Una pala può servire. Sì, sì. Una pala d'anfaccio. Può servire benissimo. Può servire sempre. Può tornare a posto. Io approfitto di qualche minuto prima di salutarci velocemente per parlare poi di altre cose, per ricordare che i nostri concorrenti, tutti i semifinalisti, 15 in totale, 13 vincitori di puntata compresi gli ex equo e i due ripescati. Ecco, Giulia Cicconetti era una dei concorrenti ripescati tramite il Tagliando, lo è stata in un'altra puntata Stefania Pasquini che salutiamo. Tutti gli altri hanno vinto la loro gara qui sul campo davanti ai giurati. Tutti loro questa sera, ma anche in tutte le altre puntate semifinali, riceveranno un buono acquisto da parte del Città Sant'Angelo Village, che è il nostro partner dall'inizio, da 50 euro da spendere in tutte le attività commerciali che volete del centro. Quindi scegliete dove fare shopping, ristorazione, abbigliamento, oggettistica, pale, hai visto mai, può servire. Kit da magia non li vendono, però mai dire mai. E non soltanto, per il vincitore c'è anche l'omaggio di Be Was Been Clothing. Voi conoscete bene questo marchio perché i vincitori di puntata hanno portato a casa la t-shirt con la cover che recitava nella nostra prima parte del programma: l'impresa non è volare, ma avere il coraggio di staccare i piedi da terra. La creazione di Graziano Fabrizi, che è il nostro creativo che ha firmato questa linea, è un giovanissimo artista di Montesilvano, molto bravo, con una serie di situazioni artistiche particolari, e ha elaborato questo nuovo claim per il vincitore della semifinale: non smettere mai di cercarmi. Con affetto, il tuo sogno, perché se ci credi non molli, poi sta a te fare il resto. Io a questo punto devo dare un po' di tempo per sistemare alcune cose, poi con i nostri signori giurati, che ringrazio subito, parleremo anche un po' dei fatti loro e non soltanto. Dopodiché andremo a conoscere il vincitore o la vincitrice o le vincitrici, che siete misti stasera, di questa nostra puntata, quindi il nostro quarto semifinalista. Io non ho il cappello con il coniglio da tirar fuori, faccio finta che ci sia, torniamo tra poco, non ve ne andate. Prima di andare a rimettere in riga i nostri concorrenti di questa puntata semifinale, di ringraziare i giurati, conoscerli un pochino più sorridenti e rilassati verso la fine della puntata, io voglio ringraziare Fabrizio Fasciani, giurato stasera, anche perché ci aveva raccontato già dalla settimana precedente di uno spettacolo particolare previsto per il 24 marzo, segnate la data perché questa è la data ufficiale aggiornatissima, sì, sì. 24 marzo, Hai visto mai è il titolo dello spettacolo, che si realizzerà al Teatro Fenaroli di Lanciano. Ma esattamente cos'è Hai visto mai? Hai visto mai tanti comici e tanti attori insieme su un palco? No. Quindi ci siamo uniti un pochettino per strade diverse, perché il nostro regista Pierluigi Lallo, che sarà con noi sul palco, viene dal cinema. Uh-huh. Io e Raffaele Jair veniamo dal teatro, quindi abbiamo unito il cinema, il teatro e la musica, quindi giocare con la musica in questo spettacolo di cabaret, che è la puntata zero, come si suol dire in gergo tecnico. Quindi la data zero viene fatta al Teatro Fenaroli di Lanciano, dove saranno con noi anche ospiti musicomici che poi ci lasceranno e proseguiremo noi in tournée per questo spettacolo. Speriamo vada bene, perché il teatro ultimamente non è che vada benissimo, perché la gente va meno a teatro e più al cinema.
Vediamo di attirarle. Riscopriamo il teatro. Allora, so che tu sei disponibile, sei sempre stato molto amichevole con noi di Provaci, siamo contenti di questo. E quindi, per fare promozione, regaliamo una pillola di questo show, una pillola che ti riguarda. Sì, è una, più che altro è un metodo, un consiglio per chi vuole, per chi vuole allontanare i venditori porta a porta di aspirapolveri. Funziona? Ma usando la musica sì, con la musica funziona sempre tutto. Voglio vedere. Allora, consigli pratici per casalinghe e non, che quando magari tu sei a casa al lavoro, anche il sabato mattina, 8:30 citofonano. Sabato a pranzo anche. Anche, domenica mattina alle 9, che ecco. Peggio. Tu sei pronto, mio caro? Io sono prontissimo. Trasformato in dissuasore di venditori? Certo. Ok, io mi tolgo di torno, signore, signori. Fabrizio Fasciani in una perla di Hai visto male. Buongiorno, buongiorno, cercavo il signor Mario Rossi, sono della ditta Aspirapolveri Turbo, volevo presentare un pochettino il nostro prodotto visto che è un ultimo uscito sul mercato, un aspirapolvere proprio, c'è il signor Mario Rossi, no, cercavo il signor Mario Rossi perché volevo presentargli un pochettino. C'è il signor Mario Rossi per presentarli? C'è il signor Mario Rossi per presentarli? Non c'è. Vabbè, passo più tardi, non è un problema. E adesso siediti. Salve, buongiorno. Sono della ditta Turbo, volevo presentarle... Su quella seggiola. Sì, no, volevo un attimo dirle così. Volevo presentarle... Una volta ascoltami. Sì, se mi fa parlare prima a me, però volevo presentarle... Senza interrompere. Ecco. Sì, però se mi fa parlare un pochettino... È tanto tempo che... No, tanto tempo, sono 2 minuti che sto qua, non è tantissimo. Non... Volevo dirtelo... Dica quello che vuole, però se mi fa parlare prima posso presentarle. Vivere insieme a te... Vivere insieme è una aspirapolvere, non è una bambola... Cioè, voglio dire... È stato inutile... No, non è inutile assolutamente, guardi, ha un tubo lungo, si mette da dietro e si comincia a passare... Tutto senza allegria... Senza allegria, passi aspirapolvere, non è che fai un festino, voglio dire... No, senza una lacrima... Senza una lacrima, no, un filtro antiallergico. Antipolvere, non scende giù niente da aggiungere. Da aggiungere, se mi vuole dare una paga in più non è un problema assolutamente. E da dividere? No, da dividere più o poco, no, veramente prendo pochissimo, però se mi fa parlare un attimo. La tua trappola? No, non è una trappola assolutamente, se mi fa parlare io le posso spiegare qual è il prodotto. Ma è possibile, non sono passato mai dalle sue parti, è la prima volta che vengo qui, se mi fa parlare un attimo. Ma come avanti il prossimo? Scusi un attimo, mi faccia parlare un secondo, mi faccia un attimo spiegare il prodotto. Ma non mi deve lasciare il posto suo, io le sto spiegando soltanto il mio prodotto che è un aspirapolvere. Povero diavolo. Povero diavolo, cominciamo a offendere. Ma perché mi deve offendere una... Scusi, mi faccia parlare un attimo. Ma che pena le faccio che cosa? Ma mi faccia parlare un attimo, è un aspirapolvere, ok? Ma non la passi sopra il letto, sotto il letto la passi aspirapolvere, ma come sopra il letto? Ma cosa ti vuole chiedere? È un aspirapolvere, cosa ti vuole chiedere? È un aspirapolvere? Se lo concederà. Ma cosa ti vuoi concedere? Un mucchietto di polvere in più? Cosa ti vuoi concedere? È un aspirapolvere. Perché tu fai così? Ma perché faccio il mio lavoro? Ma perché faccio così? Faccio il mio lavoro. E allora? Ma non sto fingendo. Se lei mi fa spiegare un attimo, io le posso spiegare che... Ma non mi fa comodo niente. Ma scusi un attimo, ma lei ha capito chi sono io? L'ha capito? Oh, lo vedi? Ma da ditta Turbo. Oh. Ma non ci deve soffrire per niente, ma si figuri, io soltanto le stavo spiegando un attimo. Sì, mi fa vedere l'aspirapolvere vecchia. Sì, no, ma io mi dimostra l'aspirapolvere vecchia. Sì, però io intanto volevo presentarle i nuovi. Sì, io poi le sto ascoltando su quello che vuole, però se... Vabbè, vabbè, poggio la borsa e vengo, ok. No. No. No, 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 se parliamo dei tubi da dietro, no, 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 io non mi illudo assolutamente, ma manco io ci casco più dentro sta trappola dei matti, no, assolutamente, allora io mi non la rimpiango, mi piglio il tubo e se continua so io dove metto io, arrivederci. Bello senza anima. Beh, senza anima, sì, ma bello. Ma basta. Son tipo. Una partita a 3-7? No, aspetta, un attimino di poi la tolgo. Bene. Tanto mi rila ogni tanto, mi concedo un attimo di libertà. Pare che funzioni questo elemento deterrente. Funziona tantissimo. Non ci ho ancora provato, però funziona tanto. Quindi questa è una.
è un'idea che diamo, come hai visto, giochiamo con la musica perché sempre con rispetto, però tutto lo spettacolo ci saranno delle cose musicali uh-huh. ed è anche dei colpi di scena che il pubblico non si aspetta. Ovviamente quindi... non riveliamo nulla perché sennò come disse, Salemme, faccio a pezzi il teatro, noi faremo a pezzi in modo buono, delicato, senza volgarità, perché si può far ridere anche senza volgarità, certo. il teatro, dove partiremo al Teatro Fenaroli di Lanciano e poi speriamo di andare più in giro possibile. Ovviamente tutti invitati gli amici di Provaci, ovviamente anche Emanuela Iervese, la mettiamo in prima fila lei? Certo, certo. 24 marzo, poi il 25 mi risiedo. Va bene così. Grazie anche a Manuela, ovviamente, grazie a Fabrizio Fasciani e a tutto il cast di Hai Visto Mai, 24 marzo Teatro Fenaroli Lanciano. Grazie a Manuela di vero cuore per la pazienza e il divertimento, anche il bel sorriso. E avete lavorato bene, devo dire che anche qui, anche stavolta siamo sul filo del rasoio, io l'ho visto, non posso dire nulla. Carlo Splendiani, sopravvissuto al suo primo Provaci. Sì, sì, sì. Sei divertito? Sì, 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 sì. È un bel format, è carino. Sì, e poi sono bravi loro. Facciamo un applauso. Questo è un esempio dei nostri concorrenti. Una piccola parte. Senti, ricordiamo dove è possibile venirti ad ascoltare col tuo lavoro. Tu giri tanto. Giro, sì. Chitarrando qua e là. L'inverno nei locali. Uh-huh. Non faccio nomi per non creare... No, i locali magari no. Esatto. Però il gruppo sì. Beh, allora io sono in diverse situazioni. Comunque... Quelli che in Liga, che è una cover band di Ligabue, Gli Anima Latina, che è una cover band di Battisti, e poi ho diversi duo con Stefano Giannini, dove facciamo tributi a Vasco Rossi o altri artisti. Quindi ti si trova facilmente in giro per l'Abruzzo? Sì, sì, sì. E non soltanto. E con Fasciani? E con lui, ecco. Dillo, è andato bene il primo anno, dillo. No, abbiamo... dillo. Lavoriamo insieme, noi due, a Simone Pavone, che è un pianista. Conosco che è anche Simone, titolare sì. della Sola, la scuola dove insegniamo. E ha un progetto che si chiama Dal Blues a Noi, che è un racconto musicale che appunto ci... descrive il percorso che ha fatto la musica dalla dai nascita del blues, dai tempi del blues, fino a quella che abbiamo, ai generi musicali che abbiamo oggi. È bello. È molto bello, sì. Quindi per tutte le età. È una cosa particolare. Sì, diciamo che il primo anno, lo possiamo dire, ringraziando Dio, abbiamo fatto il tutto esaurito in ogni data. Quindi noi ringraziamo chi è venuto a sentirci, perché come diceva prima Carlo... E diamo l'appuntamento per i prossimi episodi, diciamo così. È un concerto da vedere e da ascoltare. Perfetto, sono curiosa, molto curiosa. Grazie a voi, ma grazie anche a Daniele Valentini, il nostro DB. Vi consiglio, di guardare il sito www.db.it, perché lì c'è una galleria intera di quello che è il mondo che la sua matita, i suoi pennarelli, i colori sanno realizzare. Sì, adesso mi sono messo anche su Facebook. Ah, ecco, social aiutano. Quando andrò a fare un matrimonio, eccetera, eccetera, chiunque eventualmente... Perché lui è anche una bomboniera, non perché sia una bombonierina, perché anziché fare la bomboniera classica, hai un matrimonio, una festa, qualcos'altro, regali la caricatura. Esatto. A tutti gli invitati, pensa che lavorate. È un'idea. L'indirizzo su Facebook è Caricature di DB. Caricature di DB, perfetto. Sì. Grazie a te Daniele, sarà con noi anche nella prossima semifinale. Io però adesso devo chiamare qui in scena, vicino a me, i tre concorrenti di questa sera, in ordine di esibizione. Quindi il duo fisarmonicistico Le Due Comari, prego ragazze. Giulia Cicconetti, la nostra giovanissima danzatrice, Dario Miccoli, Magic and Kitchen. Non troppo indietro, altrimenti usciamo dai ranghi. Il foglio ce l'ho, me lo tengo un attimino ancora qui, devo far soffrire un pochetto, poco poco. Chi ha fatto i conti a casa sa già più o meno, ma i conti poi si rivedono e si aggiustano, perché l'errore è sempre in agguato. Essendo voto palese, ufficializziamo e controlliamo. Io vado a prendere quello che è il regalo per il vincitore, la vincitrice, le vincitrici, non lo so. Come sapete bene, queste cover si staccano dalla cornice e si applicano alle magliette che i vincitori hanno già avuto con la cornice termosaldata. Questa è un pass praticamente per chi vincerà questa puntata. La facciamo anche vedere in versione tessile mobile, vedete, è tessuto, ma sono indistruttibili queste cover veramente. Jessica, mi aiuti tesoro? Grazie. Una delle nostre assistenti, grazie anche a Tamara che è lì. Tutti voi avrete il buono da 50 euro del Città Sant'Angelo Village, tutti, poi voi siete un duo, ci picchiolina.
Me li puoi moltiplicare i buoni, Dario? E a sto giro, veramente sul filo di lana, la giuria decreta che il vincitore è Magic Kitchen per un punto! Per un solo punto! Sei il prossimo finalista! Complimenti a te! Sollievo, sospiro, respiro! Grazie ai nostri giurati, grazie a tutti i genitori, pubblico, amici, parenti che assistono e aiutano e sopportano anche voi nelle vostre preparazioni. Grazie a Diego Martelli e Antonio Dottavi in studio con noi, con il duo D&D, Domenico e Daniele per il consorzio Servizi per la Città dell'Abruzzo, Andrea Di Fabio, mitico in regia. Tamara e Jessica, le follette del backstage, e voi a casa, perché senza di voi noi non esistiamo. Grazie a Rete 8, Provaci continua! Eccoci qua, per il prossimo esperimento entriamo negli angoli più oscuri del mentalismo. Ho bisogno di una collaborazione di una persona, vediamo un pochettino. Lei, posso sapere il suo nome? Sara, accomodati qui vicino al Mago Rio e facciamo un grandissimo applauso a Sara. Sara, all'interno di questa busta c'è una previsione, ok? All'interno di questo sacchetto ci sono dei biglietti. Guarda, prendine un paio, 3-4, quando vuoi tu, e andiamo ad esaminare questi biglietti. Sopra ci sono delle figure, come potete vedere c'è un trapano, quindi oggetti da lavoro. Poi abbiamo un seghetto alternativo e dei dischetti per la mola, quindi tutti attrezzi da lavoro. Guarda, prendi i biglietti, buttali all'interno, mescola con la mano, ok, tira fuori la mano, soffia all'interno e adesso, senza farti influenzare da me, prendi la mano e metti all'interno, ok, bravissima, prendi quel biglietto, brava, vuoi cambiare? Ti prego, va bene, dai, va bene così, va bene così. Vediamo un pochettino. È stato selezionato, signori, un oggetto che si trova all'interno di questo piccolo sacchetto, però vi ricordo che l'oggetto scelto deve essere a grandezza naturale. Una pala. Scusate, signori, ma a volte... L'avevo detto, scegli quell'altro. Vabbè, dai, tranquilli, tranquilli. Reggi. Sapete, noi maghi abbiamo la nostra polizza assicurativa, cioè in caso di emergenza basta scrocchiare le dita 3 volte, muovere la mano in questo modo, soffiare all'interno, parola magica tutti quanti insieme, bibidi, bobidi, buu, vai, tutti quanti insieme, no, no, troppo, troppo difficile, la parola magica è questa qui, mamma mia, 1, 2, 3, vediamo cosa succede, facciamo tutti quanti così, guarda, oh! Gentlemen, esperimento riuscito, io ti faccio un grandissimo applauso, grazie mille, il biglietto lo mettiamo qui, regia, sposterò la mia attrezzatura, eccoci qua, e adesso vorrei dedicare questo numero a tutti i concorrenti di Provaci e alla nostra conduttrice. E buona visione.
Lascia. Grazie.